Mister Borrelli, una partita tutto cuore, primi punti stagionali, l'avete ripresa? Esatto, sorridiamo, dai, c'è un vecchio detto, queste gare non si giocano ma si vincono, quindi alla fine era importante e fondamentale muovere sta classifica e fare punti per il morale dei ragazzi e va bene così, dai. Sottolineare una buona prova corale della sua squadra. Sì, ma anche da parte anche del Ponte Vomano, devo dire due squadre vive che hanno combattuto su ogni pallone, sono state entrambe, hanno fatto degli errori, determinate anche probabilmente anche dalla gioventù. Per il resto però devo dire veramente, encomiabile sotto l'aspetto dell'applicazione, della volontà, del cuore che ci hanno messo i ragazzi, quindi era importante rompere il ghiaccio e questo che ci serva da stimolo, ci serva anche da volano per le prossime gare. Poco tempo per gioire perché mercoledì si torna di nuovo in campo. Esatto, abbiamo questo mese di ottobre che sarà un concentrato, quindi ecco, ci ritroviamo subito domani per defaticare e per mettere a posto gambe, testa e cuore per prepararci a mercoledì. Mister Piccioni, c'è rammarico per questa sconfitta, tante palle gol non concretizzate. Ma palle gol non concretizzate ormai è un'abitudine e comunque nel calcio ci può stare, ma sono deluso, arrabbiato per i gol presi, non si può prendere gol su palla lanciata da 60 metri, vanno in porta con troppa facilità, cioè noi dobbiamo sudare veramente le sette camicie per fare un gol e basta vedere gli avversari che basta una palla buttata in avanti e prendiamo gol, cioè, se, per me questa è una partita che nemmeno dovevamo pareggiare, dovevamo vincere, cioè, forse con tutto rispetto per gli avversari, secondo me noi siamo una squadra più forte di loro, però il calcio ha detto che hanno vinto loro, merito a loro, bravi, loro esultano e noi andiamo a casa rimboccandoci le maniche e cercando di andare avanti perché fino a quando ci sto io non mollo di un centimetro. Tre partite, zero punti in classifica, qualcosa manca a questa squadra, forse l'attenzione. Ma se vado ad analizzare i gol presi sono gol regalati da noi e non per bravura dell'avversario, quindi vuol dire che qualcosa ci manca, anche perché se fai tre partite zero punti ce l'hai dei difetti, dei limiti e noi su quelli dobbiamo lavorare. Però oggi sono deluso perché abbiamo giocato secondo me una buona partita contro una squadra alla nostra portata e alla fine andiamo a casa con zero punti.